La seconda edizione di Quinte Visive Festival del Paesaggio è stata una rivelazione, infatti numerosissime realtà, associazioni ed enti che si occupano di paesaggio si sono unite a noi ed hanno programmato, organizzato e promosso il festival e lo hanno quindi fatto proprio. Per noi è già un grande passo in avanti quello appunto della programmazione partecipata. In prima linea, come sempre, la città di Copertino, riconosciuta ormai tra i borghi autentici d'Italia, che ci ospita già da 2 anni, che ringraziamo, e che è sempre in prima linea nella organizzazione e promozione dell'evento stesso. Con noi anche associazioni di carattere nazionale come Libera contro le mafie, Lega Ambiente, AIAP, Italia Nostra, FIZPA e numerose associazioni del territorio che operano anche a livello regionale. Quest'anno il tema della legalità, veramente molto sentito, ha raccolto a sé tutte queste realtà per le quali il concetto stesso di legalità rappresenta un binomio indissolubile con i concetti di paesaggio e di gestione sostenibile del territorio. Ecco perché il Festival del Paesaggio rappresenta prima di tutto uno strumento di sensibilizzazione che si spera possa innescare poi a lungo termine un processo di cambiamento culturale che possa avvicinare il cittadino medio lontano per questione di non conoscenza o disinteresse a tematiche che invece gli sono più vicine di quanto non possa pensare. Il paesaggio, infatti, non è un concetto che generalmente in maniera romantica diciamo, associamo alla campagna o ai contesti rurali, ma è costituito da una serie di elementi. L'uomo stesso fa parte del paesaggio, gli animali, le piante, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, gli spazi urbani, l'architettura, il patrimonio artistico. Ecco perché attraverso delle attività varie e specifiche, insieme ai nostri partner, abbiamo cercato di veicolare questo concetto. La prima giornata si è aperta con il prezioso contributo di Cesario Trenta e di Marcello Trono, che ci hanno parlato degli ovi caprini di Terra d'Otranto, della pecora leccese e della capra ionica. La seconda giornata è stata caratterizzata da eventi un po' simbolici, primo tra tutti la piantumazione di una quercia nel Parco Peppino Impastato, che è stato seguito poi dalla premiazione del concorso letterario di poesia e rap Versi di legalità, a cura delle associazioni Ve le racconto e Laura Mente. Nella stessa giornata, un altro incontro importante è qui al laboratorio urbano Green Utopia di Copertino, il luogo in cui siamo ora, in cui si è tenuta l'apertura della mostra di design creativo e sostenibile e il convegno pubblico organizzato dal Comune di Copertino e dall'ABSUS, Laboratorio per la Sussidiarietà. La terza giornata invece è stata completamente dedicata ai dibattiti, al confronto aperto sul tema del paesaggio e della legalità con numerosi ospiti, tra cui Sabrina Matrangola, la figlia di Renata Fonte. All'interno del festival è stato molto interessante anche il momento di confronto che c'è stato tra le associazioni partner del festival che si occupano di paesaggio in maniera attiva. Un'altra novità del festival è stata la proiezione del film documentario Via Appia del regista Paolo De Falco. L'ultima giornata
è stato un po' il riassunto di tutto quello di cui abbiamo discusso nei giorni precedenti, con delle attività all'aperto, una biciclettata la mattina, partendo dal centro storico abbiamo raggiunto le campagne, le masserie presenti nelle campagne copertinesi, e il pomeriggio dalle campagne siamo ritornati nel centro storico con un percorso inverso alla scoperta delle bellezze del nostro centro storico, grazie alla scatola di latta e a Vico Serpe. E entrambi gli eventi rientravano all'interno del PUG, il piano urbanistico generale di Copertino, che si sta costruendo in questo periodo e che porterà poi alla realizzazione della mappa turistica di comunità, la prima a Copertino. Sono stati anche dei luoghi espositivi, di installazione artistica, uno tra questi è appunto il LUG, il Laboratorio Urbano Green Utopia, con la mostra di design creativo e sostenibile, realizzato attraverso percorsi di autocostruzione e anche di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi dei licei di Copertino. Mentre nel centro storico, all'ex convento delle Clarisse, si è tenuta l'installazione interattiva a cura di Nakis con I Love Fichella in tour e Resort, la scuola di cucina itinerante sulla biodiversità del Parco dei Paduli, con anche altre esposizioni di visione ceramica, quindi impronte di paesaggio di Ilaria Margapoti e Fernando Caputo con le sue pietre vive. La giornata di domenica si è conclusa con una festa in piazza, un momento conviviale di condivisione con della buona musica, del buon vino, buon cibo con la partecipazione di Squat Party. Ci piace sottolineare soprattutto il fatto che secondo noi il festival non sia un evento fine a se stesso, ma sta innescando realmente dei processi di partecipazione, delle dinamiche di cambiamento. Ci auguriamo infatti che continui ad essere un momento di incontro, come è stato fino ad ora, per tutte quelle realtà che come noi si battono quotidianamente con metodi alternativi per la difesa del diritto di avere un contesto sano e socialmente e umanamente stimolante e vivibile. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, seguito, condiviso, organizzato insieme a noi questa seconda edizione.